Viva il gol! Viva il gol! Viva Gol Television! Televisione in Tour arriva al Crema Golf Resort, ultimo appuntamento del mese di luglio del nostro circuito prima di spostarci in Sardegna con le due tappe di agosto di Ismolas, il 16 e il 17. Siamo nel cuore del podere ombriano, dove il golf crema ha antiche tradizioni, si respira un'aria fantastica, giornata calda, di sole, tanti giocatori in campo, andiamo a vedere cosa succede e scopriamo insieme quelli che saranno i tre prossimi finalisti per il 7 ottobre a Franciacorta. Restate con noi. Sta segnando un ottimo risultato. Insomma, oggi gioco bene ma non faccio risultato. Soddisfatta? Oggi sto giocando malissimo. Come mai? Giornata veramente no. Come sta andando? Discretamente, per non dire mai. Soddisfatta, perché mancano 4-5 buchi e te lo dico dopo. Ciao! Complimenti per il putt. Grazie, un bel colpo di fortuna. Cosa ha di speciale questo campo? È bellissimo, è difficile, è lungo, è da menarci il drive veramente, se non ci si arriva. Però è bello. Bravo. Bravo. Qual è la caratteristica principale di questo campo? Oltre che essere un campo molto suggestivo, realizzato in un contesto del vecchio Lago Gerundo, io direi che al momento è un campo che assomiglia molto a un link. Ha delle difficoltà ovviamente importanti perché è un par 73, però penso che chi venga a giocare a Crema si diverta. Ci sono delle difficoltà di competizione, ovviamente partendo dai bianchi ha un altro fascino. Partendo naturalmente dai gialli si gioca con una certa difficoltà. Poi naturalmente abbiamo instaurato anche un percorso partendo dai verdi. Chi vuole può partire da lì. Il campo è relativamente corto, ma non di tanto. Lei che sa giocare a golf, mi spiega quali sono le insidie maggiori che presenta questo campo? La lunghezza, l'acqua e anche un po' i bunker. Grazie a Golf Television che ci dà la possibilità di giocare su questo campo e darci anche i premi a ogni buca, a ogni par 3, e poi la possibilità di accedere alla finale a Franciacorta, che io ho avuto l'esperienza l'anno scorso ed è stata una bellissima esperienza. Grazie ancora. Malissimo, malissimo. Perdo un po', ogni tanto. Ma lei non la faccia perdere. Oggi è andata malissimo, prese niente, oggi non vanno. Un saluto a Italo, carissimo grande amico Italo. Ma sì,
È easy. Veramente oggi è facile. Qual è la bellezza di questo campo? Tutto. Acqua, manutenzione, distanza, green. Tutto bello. Purtroppo neanche oggi è una giornata. Fatto a far parte. Ho fatto un bel drive e poi un approccio con un ferro 6, quasi bandiera. Tutto facile? Tutto facilissimo. È una bella giornata oggi.